fantamici, benvenuti in un nuovo tutorial di crafting. Oggi faremo lo zaino Galaxy. Prima di procedere con la visione del tutorial, ho qualche cosina da dirvi. Numero 1. Caro fantamico, se è la prima volta che vedi un mio video o comunque non ti sei ancora iscritto al mio canale, mi raccomando iscriviti, ma soprattutto clicca sulla campanellina delle notifiche, così resti sempre aggiornato su tutti i nuovi video che faccio. Numero 2, lascia subito un pollice in su sulla fiducia. Dai, vabbè, lo so, andrebbe lasciato alla fine del video, ma poi so che te lo dimentichi, quindi lascialo subito. Numero 3, questa è una collaborazione di cui sono molto molto felice, una collaborazione con il canale Sweet Bio Design. Saluto Eleonora, mua, ciao cara. Io ed Eleonora ci siamo conosciute proprio all'evento Osama, quindi abbiamo collaborato per questo progetto molto molto interessante di cui non vediamo l'ora tutti quanti di parlarvi. E proprio in quell'occasione ci hanno regalato questo zaino completamente bianco e pieno di materiali. Lo avete visto nel video haul in cui vi mostro tutti i materiali che ci hanno donato per quell'occasione, quindi se volete ve lo lascio cliccabile nelle schede o qua sotto nella descrizione del video. Ovviamente vi ricordo di andare a vedere anche la versione di Eleonora del canale Sweet Bio Design che trovate qua sotto cliccabile nella info box. Ovviamente il tema scelto è stato il Galaxy, che come sapete io adoro. Infatti ho deciso di creare una playlist apposta per raccogliere tutti i video che ho fatto finora che parlano proprio di questo tema. Numero 5, e poi giuro ho finito ragazzi, ho deciso di aprire un secondo canale. Ebbene sì, faccio questo annuncio ufficiale. Apro un canale ASMR. Se non sapete che cos'è l'ASMR, andate a cercarlo su Google oppure direttamente qua su YouTube, dove troverete un sacco di video. Comunque, per farla molto molto breve, poi ve lo spiego nel nuovo canale, e sarà un canale tutto dedicato al rilassamento, se avete bisogno di rilassarvi. Ci sarà tanta tanta arte, lo stesso, però sotto una luce un po' diversa, quindi passate a darci un'occhiata. Ovviamente mi farebbe tanto tanto piacere se vi iscriveste subito numerosi. Ve lo lascio ovviamente qua sotto nella descrizione del video, il canale si chiama Fantasvale Art ASMR. Quindi bando alle ciance, tutorial. Bene, cominciamo subito. Step 1, prepara lo zaino riempiendolo con carta di giornale. Step 2, prendi dei colori adatti alla stoffa nelle tonalità che più ti piacciono. Step 3, bagna con acqua. Step 4, stendi il colore iniziando dai colori più scuri. Mi raccomando, lascia degli spazi bianchi e bagna con acqua di tanto in tanto. Step 5. Accosta e sovrapponi i vari colori. Aiutati con una spugnetta per sfumare. Gradatamente aggiungi tutti i colori, dai più scuri ai più chiari. Crea delle macchioline di colore per un effetto crazy. Step 6. Aggiungi il nero per dare profondità. Step 7. Dipingi retro, fianchi e fondo con un colore unico scuro. Aiutati sempre con la spugnetta. E quando hai finito, asciuga con il phon. Step 8. Completa la sfumatura. Riempi di colore ogni parte dello zaino.
e mi raccomando, attento ai dettagli. Step 9. Quando la base è asciutta, connetti ogni parte per creare continuità. E fai la stessa cosa anche sui fianchi. Step 10. Le stelle. Prendi del bianco e dopo aver spruzzato dell'acqua, crea tanti piccoli puntini. L'acqua ti aiuterà a creare un effetto di luce diffusa. Quando sei soddisfatto, asciuga bene e ripeti, ma sulla stoffa asciutta. Per un tocco in più, dipingi tanti piccoli puntini ravvicinati. Oppure disegna dei piccoli raggi. Bene ragazzi, eccoci qui. Allora, il tutorial, come vedete, è finito. E come vi avevo promesso, c'è questa parte in cui parliamo un po' insieme di alcune cose che nel tutorial appunto non ho mostrato, sono un po' più personali e in alcuni video cercherò di tenere questa modalità perché so che ci sono tante persone che non sono interessate a questo tipo di cose e che vogliono solo il lato pratico, quindi per accontentare un po' tutti facciamo così, facciamo che c'è il tutorial pratico e poi alla fine io vi racconto e mi racconto un pochino, così sono tutti contenti, tutti a casa felici e nessuno mette il pollice in giù. Magari ci saranno lo stesso i pollici in giù perché, you know, haters gonna hate. Quindi, che cosa vi volevo dire? Allora, come avete visto, la lavorazione di questo zaino è stata un po' elaborata, perché ho deciso di decorarlo tantissimo. Ho messo tanti colori, molto forti, molto carichi. È molto molto decorato e quindi è uno zaino, diciamo, un po' importante da un punto di vista visivo, cioè visto proprio così. Questo perché? Perché ho pensato, se devo farlo Galaxy, a questo punto esageriamo, cioè mi è proprio venuto spontaneo metterci dentro tutti gli anni 80 che sono nel mio DNA. E quindi questo è il risultato, come avete visto. E allora, quello di cui volevo parlarvi in realtà sono questa parte qui delle costellazioni, perché sotto forma di costellazioni praticamente ho rappresentato tutte le persone per me importanti, perché ci sono io, vabbè, con la costellazione dello scorpione, che è il mio segno zodiacale. Tutti scappano quando dico scorpione, ma siamo buoni, siamo più buoni di quello che la gente dice. Questa invece è la costellazione dell'acquario, che è la costellazione del segno zodiacale sia di Alex che di Lila, quindi della mia bimba e del mio maritozzo. E poi qui c'è il segno del Vergine, che è il mio babbo, il segno del Cancro, che è la mia mami, e qua c'è il segno del Leone, che è il mio fratellino. Quindi ci sono tutte le persone molto molto importanti per me, il mio nucleo, la mia famiglia, e ho voluto metterle tutte qua dentro per portarle sempre in giro con me, perché comunque questo zaino io lo userò, vi giuro, e magari vi metterò anche delle foto su Instagram per farvi vedere dove lo uso, in che contesto e come. E poi ovviamente l'ho decorato un sacco con le stelline, perché non mi bastava soltanto la galassia, volevo proprio esagerare. Poi ho scritto delle frasi che per me hanno molto significato
e che sono un po', secondo me, come quando le persone mostrano i loro tatuaggi. Per la persona stessa hanno un significato molto profondo. Per chi guarda, probabilmente magari non arriva questo messaggio, non arriva questa profondità e questo sentire così forte, però ve le faccio vedere. Allora, su questo lato, in maniera molto semplice, senza tanti ghirigori, ho scritto semplicemente questa frase che vedete qua, che ho trovato in realtà online e mi ha colpito tantissimo perché è esattamente come mi sono sempre sentita io. E dice: "Of course I feel too much, I'm a universe of exploding stars, oh my goodness." E praticamente significa: è ovvio che io senta così tanto, perché sono un universo di stelle che esplodono. E credo che tutte le persone molto 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 sensibili riescano a capire che cosa intendo. Tante volte ci sentiamo di sentire troppo, e questa sensibilità, invece di essere un pregio, diventa un problema, un grosso problema. Quindi fondamentalmente, per tutte le persone sensibili là fuori, dobbiamo semplicemente imparare a gestire questa cosa interiormente e cercare di trasformarla sempre in qualcosa di positivo per noi, perché tante volte stiamo male noi con questa sensibilità così estrema, direi stellare. E quindi questa frase mi ha veramente colpita perché mi ci sono ritrovata un sacco e ho voluto scriverla. Qua sopra ho scritto molto semplicemente Cosmic Love, che è il titolo di una delle mie canzoni preferite di Florence and the Machine. Qui c'è un'altra frasetta che dice: "We are all made of stars", cioè siamo tutti fatti di stelle. E è la frase di una canzone di Moby, molto carina, un po' antica ormai. E qua sotto sul bottom, sul sedere dello zaino, sul fondo, ho scritto: "L'amor che muove il sole e le altre stelle". La frase si commenta da sola, però in realtà ha un significato molto spirituale per me. Comunque, per aggiungere dei dettagli in più, ho aggiunto questa stella di feltro enorme con la spilla da balia, semplicissima, così attaccata. E l'avevo comprata in realtà per farci delle cose a Natale, ma poi non l'ho usata. E anche questo charm che ho attaccato qua, è tutto riciclato. Praticamente questa è una stella di legno, sempre di un set di decorazioni natalizie che avevo comprato. E questa catenella invece è praticamente un pezzo di una vecchia collana rotta. E infatti qui sotto in basso ha un piccolo strass, insomma un brillantone. E questi due anelli sono riciclati da altri portachiavi che avevo in giro per casa. Ecco, e quindi questo è quanto. Mentre il retro l'ho lasciato semplice blu, solo che uno spallaccio è diventato effetto rainbow, cioè arcobaleno, perché ovviamente se c'è la Galaxy deve esserci anche l'arcobaleno, ragazzi. Non poteva mancare. Anni 80, venite a me. Bene, potrebbe essere più anni 80 di così? Non credo proprio. Per tutti quelli che amano gli anni 80, lasciate pollice in su, yeah! Fatemelo sapere con i commenti qua sotto se siete appattiti anche voi degli anni 80. Io credo che siano stati gli anni dello scorso secolo più fighi in assoluto di tutti, perché c'era questa carica di energia, di positività, la gente ancora credeva che il mondo andasse in qualche modo in una direzione giusta, c'era ricchezza, c'era non lo so, qua in Occidente almeno, ovviamente, perché poi il mondo è enorme, io parlo dell'Occidente, però in Occidente gli anni 80 sono stati qualcosa di pazzesco a livello creativo, a livello visivo hanno lasciato un'impronta incredibile e mi hanno davvero tanto 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 segnata proprio nell'immaginario. Fatemi sapere se vi piace l'effetto finale del mio zaino Galaxy, se voi lo indossereste oppure no, magari forse è anche un po' troppo per voi, lo posso capire benissimo perché comunque non è una cosa sobria e semplice, vuol dire, è un po' tanto. Bene ragazzi, io ho parlato veramente un casino oggi in questo video, però niente, spero di avervi tenuto compagnia, spero che andrete a guardare il mio canale ASMR e spero che
anche voi abbiate la ASMR, oppure come si dice, siate ASMR sensitive, quindi sensibili all'ASMR, e se sì venite a supportarmi anche in quel canale, perché è una nuova avventura completamente nuova per me, ma ci tenevo assolutamente ad aprirlo, sono anni che ci sto lavorando. E niente, quindi vi aspetto numerosi anche lì, e ovviamente vi aspetto qua sotto con i commenti e nel prossimo video. Un bacione e alla prossima, ciao!